Allora, signori, viva la fuga! Viva la fuga! Ogni volta che succedono queste cose, praticamente nell'immagine di copertina del mio video scrivo così: viva la fuga! Perché oggi la fuga frega il gruppo, che però si frega anche da solo, nel senso che l'Alpecin comunque si ammazza sulla salita, no, di Passo del Bracco per cercare di staccare magari, no, dei velocisti. Alcuni si staccano per cercare forse di mettere in difficoltà il velocista più temuto, quello che ha vinto ieri, ossia Jonathan Milan e la sua squadra, quindi e la Trek. Poi però cosa succede? Si spende tanto, c'è un po' il contraccolpo in testa al gruppo, nel senso che praticamente si ferma il gruppo e in una zona, se non erro, di rifornimento partono i quattro che poi arriveranno al traguardo con circa 10-15 secondi più o meno di vantaggio sul gruppo stesso, che verrà poi regolato in volata da Jonathan Milan, colui che sarebbe stato il favorito, no, per la vittoria di tappa qualora si fosse arrivati con gruppo compatto. E quindi, sì, ok, bravissimi davanti, ma il gruppo si è fregato anche da solo. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Quinta tappa ovviamente del Giro d'Italia 2024, 179 km, da 178 km ti porta qui, anche se sulla mappa, se non erro, vado a controllare al volo, maledette pubblicità, controllo al volo, dovrebbero essere 179, quindi vabbè, comunque quasi 180 km di tappa. La prima parte è quella in cui ci sono più metri di dislivello, c'è una salita di terza categoria, il Passo del Bracco, poi c'è la discesa, un altro dentello, e poi strada che non è perfettamente piatta, ma diciamo che tende a scendere molto lentamente, fino ad arrivare poi al Monte Magno, salita di quarta categoria, in cui praticamente però non succede pressoché nulla, e poi ancora strada che tende a scendere fino al traguardo di Lucca, posto a 18 metri sul livello del mare. Che cosa è successo? È successo che l'Alpecin, ripeto, come ho accennato prima, si ammazza per fare corsa dura. Quindi diciamo che nel momento in cui l'Alpecin si mette davanti a tirare, per quelli che erano davanti, che avevano provato, se non ho capito male, ad andare in fuga, perché non ho visto la prima parte di tappa, ho recuperato qualcosa, non c'è stato nulla da fare. Si decide di fare corsa dura, però poi, nel momento in cui finisce il Passo del Bracco e inizia la successiva discesa, c'è un ristagno in gruppo a livello proprio di andatura. Si fermano tutti e cosa succede? Sono stati percorsi già un bel po' di chilometri e però va via un'altra fuga. In generale, quando si riprende la fuga troppo presto, il pericolo è proprio questo, che ne possa andare via un'altra. Ma qui, cioè, non siamo nemmeno verso il finale di tappa, cioè qui siamo praticamente prima della metà di tappa, cioè non si è ancora conclusa la prima metà della quinta frazione. E già hai ripreso una fuga, o meglio, già hai soffocato un tentativo di fuga. Quindi poi non ti puoi aspettare che da lì, insomma, in poi non ci provi più nessun altro. Ci provano e ci riescono alla fine Benjamin Thomas della Cofidis in primis, perché è lui il vincitore della quinta tappa, Pietro Bon della Poltico Meta, Pietro Bon della Poltico Meta, poi Paleni, Enzo Paleni, sembra italiano ma è francese in realtà, e Michael Valgren. Quindi una fuga comunque, ok, ce ne sono due più di esperienza. Thomas, che è 5 volte campione del mondo su pista, quindi sa come far andare, insomma, la bicicletta. Michael Valgren, danese comunque abbastanza esperto, 32enne dell'AEF, che ne ha fatte un bel po' di gare in carriera, e poi abbiamo Pietro Bon e il più giovane Paleni, quindi un misto di gioventù e maggiore esperienza. Succede che anche per la strada che, diciamo, no, da dopo il Passo del Bracco tende a scendere, quelli davanti, che hanno anche vento a favore, possono fare una grande andatura, sono molto organizzati. Quando li inquadrano, innanzitutto
non sono partiti dal chilometro zero e quindi sono molto più freschi. Poi ogni volta che li inquadrano, cambi regolari, ben organizzati, quindi vanno. In circa 40 km, credo che il gruppo abbia recuperato esclusivamente 20-25 secondi alla fuga. E quindi si capisce che, insomma, come ha detto anche Davide Cassani in telecronaca, il gruppo deve darsi una svegliata. Però cosa succede? Che l'Alpecin è praticamente a zero perché si è ammazzata sul passo del Bracco. Davanti c'è solo la Trek che si ritrova a tirare. Ok, magari in parte sbagliano anche loro, nel senso, sai che la situazione può essere pericolosa, inizia a tirare un po' prima, inizia a spremerti un po' prima, inizia a organizzarti un po' prima. Invece, come accade in alcune situazioni di questo tipo, si tira un po' troppo la corda che poi alla fine si spezza. E quindi cosa è successo? Che davanti sono solo in 3/4 forse a tirare, no? Della Trek. Però anche davanti sono in quattro a tirare, sono freschi, hanno magari, no, come abbiamo detto, il vento a favore, hanno a livello proprio planimetrico, a livello anche altimetrico, scusate, un percorso che li favorisce, abbiamo detto, strada che comunque tende molto lentamente a scendere, quindi possono fare una grande andatura, infatti più o meno qualche volta hanno mostrato in diretta la velocità del gruppo comparata a quella della fuga, più o meno 55-60 km/h entrambi. E il gruppo, se vuole recuperare quelli davanti, deve andare più veloce, 10 km/h più veloce, per arrivare a recuperare poi in 15 km 55 secondi. E man mano che passava il tempo, man mano che scorrevano i chilometri, che venivano mangiati i chilometri, anche a me, sinceramente, cioè, tra me e me, ho detto, ma. Inizialmente ovviamente sei un po' scettico che possa arrivare la fuga, però man mano dici, ma chi lo sa, circa 20-25 secondi recuperati solamente in 40 km, ora lì i chilometri scorrono velocemente, e il vantaggio rimane sempre attorno a 50-55 secondi, poi c'è la frase, la constatazione di Cassani che ti fa un attimo svegliare e dici, cavolo, potrebbe succedere qualcosa, e alla fine arriva la fuga. Arriva la fuga con di fatto 11 secondi di vantaggio sul gruppo, perché Milan, che chiude in quinta posizione, sono comunque buoni punti per la maglia a Ciclamino, chiude ad 11 secondi e anche tutto il resto del gruppo. Ma alla fine quelli davanti non devono far altro che non studiarsi fino a 400-500 metri dal traguardo. Infatti la maggior parte poi del vantaggio che hanno se lo mangiano nell'ultimo chilometro e mezzo. E cosa succede? Che Pietro Bon, che è quello che ha meno gambe di tutti, prova ad anticipare. Sembra ad un certo punto anche un'ottima azione, tant'è che ci ho sperato, cioè mi ci ha fatto sperare, poi però sul rettilineo finale, essendo quello che ha meno gambe, lo sforzo si fa sentire, quel rettilineo non finisce più. Da dietro comunque partono Valgren e Benjamin Thomas, che va a prendersi una vittoria comunque che per lui è grandissima, lui che è un campione in pista ma non è abituato a vincere su strada, e quindi grandissima vittoria per il francese della Cofidì, che però vive in Italia, ha una fidanzata italiana, Martina Alzini, ciclista pure lei, quindi insomma complimenti a Benjamin Thomas che fa un gran colpo oggi. Quindi il suo Giro d'Italia già per questo si può definire come assolutamente positivo. Già, cioè, un corridore del genere, sì forte, ma che non ottiene praticamente spesso vittorie su strada, anzi, va a vincere una tappa in questo modo, tanta roba. Bravo, Valgren, e Pietro Bon alla fine, ok, ci prova, ha sperato nella vittoria fino all'ultimo, però terza posizione comunque, tappa al Giro d'Italia per uno della squadra della Poltico Meta, niente male. Poi abbiamo detto, vabbè, Milan chiude in quinta posizione e via via tutti gli altri. Quindi, viva la fuga, gruppo fregato ma che si frega anche da solo, abbiamo detto. E ci sono state varie cadute, tra cui ho visto quella di Laporte, se non erro, a un certo punto che cade, si impiccia da solo, insomma, va a terra da solo. Poi c'è stata un'altra caduta in presenza di uno spartitraffico, ho visto un uomo della Israel spaccato tutto sangue qui sopra al sopracciglio, insomma, una scena anche non bellissima. Altri a terra, una caduta un po' di chilometri
più avanti in rettilineo, insomma, e la velocità non era proprio bassissima, anzi, quindi, insomma, ci sono stati un po' di problemi da questo punto di vista. Questione Pogačar, perché questione Pogačar? Lo hanno di fatto, è quello che immagino io, tenuto al guinzaglio per 2 giorni. Oggi, vabbè, quasi per forza di cose, ma ieri, visto comunque il capomele nel finale, comunque l'hanno tenuto al guinzaglio, direi, dopo quello che era successo, tra virgolette, l'altro ieri, con l'attacco, no, nel finale. Domani però c'è lo sterrato, domani c'è una tappa, insomma, di 180 km da Viareggio a Rapolano Terme, ma la seconda metà di gara è tanta roba. 12 km di sterrato, divisi in tre tronconi praticamente, di cui due di questi in pratica uno in fila all'altro, quindi è come se fossero quasi un unico tratto. Poi ce n'è uno, insomma, più corto quando mancano circa una quindicina di chilometri dall'arrivo. Poi però nel finale cosa c'è? Nel finale c'è una salita breve, poco più di uno strappo, sarà 1,5 km, più o meno qualcosa del genere, ma con pendenze che vanno anche oltre il 20%. Pendenze massime. E quindi come fai un po', cioè, a pensare, a non pensare ad un Pogačar protagonista in una tappa con quella di domani? È vero che diciamo, la motivazione per cui uno potrebbe pensare diversamente è la presenza della cronometro poi dopo domani, e poi praticamente arrivo in salita sabato, e quindi magari in squadra magari potrebbero continuare a tenerlo al guinzaglio, nel senso non ti distruggere, non ti ammazzare, non spendere troppo, e quindi però è pur vero che la tappa di domani ha un finale caratteristico, bello, ripeto, c'è lo sterrato, c'è quello strappo finale, quindi boh, io dico che potrà essere protagonista Pogačar, perché comunque 2 giorni praticamente tranquillo c'è stato. Diciamo che domani può, anche se ripeto c'è la cronometro il giorno dopo, anche se poi c'è l'aperitivo, però boh, ho un sentore, poi magari mi sbaglio, che domani Pogačar possa darci dentro nel finale. E quindi vi lascio con questo dilemma: domani cosa accadrà? Arriverà una fuga? Potrà essere un altro giorno comunque dedicato ad una vittoria degli uomini in fuga, mettiamola così. È l'ora nuovamente di Pogačar, o vincerà magari qualcuno all'infuori di Pogačar e che non fa parte della fuga? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Io dico Pogačar, o comunque quantomeno super protagonista, poi non so quello che potrà accadere, però vabbè. Iscrivetevi, campanella mi piace, viva il Giro d'Italia, viva il ciclismo sempre, alla prossima ragazzi.